Ciao, in questo video vi parlo di come il campo energetico aurico, di come l'aura, è l'irradiazione della coscienza. Come vi ho spiegato nel precedente video, dove vi ho parlato di come il nostro corpo fisico e l'aura hanno una relazione molto stretta, ma la realtà è che non è l'aura l'irradiazione del nostro corpo fisico, ma è il nostro corpo fisico l'irradiazione dei nostri corpi sottili aurici, della nostra aura. Nello stesso modo oggi vi spiegherò che cos'è il campo energetico dell'aura. Il campo energetico dell'aura è l'espressione della coscienza. Nel nostro caso, come esseri umani, è l'espressione della coscienza umana. Però, visto che per aura si intende quel campo di energia che circonda tutti gli esseri viventi, l'aura la troviamo anche come espressione della coscienza di un albero, anche se si può parlare della coscienza di gruppo, o della coscienza di un animale. Se parliamo di animali selvatici, sarà la coscienza di quella specie animale piuttosto che l'altra. Oppure possiamo anche parlare di coscienze molto particolari, molto semplici, come per esempio potrebbe esserci un campo energetico di un certo tipo di batteri piuttosto che di virus. Ma tornando a noi, esseri umani, il campo energetico dell'aura esprime ciò che sta passando, ciò che si sta vivendo a livello di coscienza. Quindi, in questo campo di energia si possono rilevare le emozioni, i pensieri, le sensazioni anche fisiche relative al nostro corpo che si stanno provando in un certo momento, in un certo attimo, nel presente. E proprio nel presente, nel campo energetico dell'aura, sono presenti a livello vibratorio, cioè di vibrazioni, anche tutto ciò che noi consideriamo il nostro passato, piuttosto che il nostro futuro. Perché questo? Perché tutto ciò che noi consideriamo esperienze nostre passate, in realtà, quando le ripensiamo o quando anche le viviamo come un qualcosa che noi non ne siamo completamente consapevoli, che chiamiamo inconscio, in realtà le stiamo rivivendo nel momento presente. E perciò l'aura rappresenta soltanto il presente e per quanto riguarda il nostro futuro sono nostre proiezioni che con la mente ci facciamo nei confronti di qualcosa che dobbiamo ancora vivere e naturalmente ce le facciamo quando? In questo momento presente. Quindi nella mia aura, nel mio campo aurico, come nel vostro, in questo preciso momento che state guardando questo video, sta vibrando tutto ciò che considerate come passato, presente e futuro. Perciò l'aura è veramente l'espressione della coscienza. E naturalmente quando una coscienza umana si relaziona con altre coscienze umane in un certo modo, avremo anche aure di gruppo. Per esempio una coppia, che è una relazione intima tra questi due individui, creerà un'aura di coppia. Allo stesso modo si crea un'aura a livello familiare tra i componenti che condividono l'intimità di una famiglia. La stessa cosa può avvenire tra amici che hanno molta confidenza, oppure all'interno di un gruppo di persone che hanno un certo tipo di visione comune. Quindi che condividono un certo tipo di pensiero, piuttosto di sensazione o di esperienza, quando questa condivisione diventa intensa, si crea un'aura di gruppo di quel certo insieme di persone che stanno vivendo quell'esperienza condivisa. Per esempio, chi fa dei lavori su se stessi, su di sé, di gruppo, sia in ambito più psicologico, sia in ambito più olistico, è chiaro che si crea un'aura di gruppo.
questa aura di gruppo crea una connessione a livello energetico sottile tra i diversi componenti, anche quando questi non sono fisicamente presenti nello stesso ambiente uno con l'altro. Ecco il motivo per cui quando noi viviamo, per esempio, con i nostri migliori amici, con i nostri partner, con la nostra famiglia o con persone che stanno facendo un'esperienza emotiva insieme a noi, un qualcosa di forte, intenso, cioè di condiviso a livello umano, umanamente condiviso, poi quando noi ci separiamo fisicamente da queste persone, conserviamo dentro di noi una sensazione di connessione. Motivo per cui avvengono quelle esperienze che noi non gestiamo magari quasi sempre con la nostra consapevolezza. Per esempio, faccio un esempio, noi stiamo pensando intensamente alla nostra compagna, al nostro compagno, al nostro familiare o al nostro migliore amico, questa persona ci telefona improvvisamente o suona il campanello della porta o piuttosto ci manda un'email proprio in quel momento. Allora noi esclamiamo: ah, vedi, è perché siamo in contatto. Oppure diamo la responsabilità a una telepatia, anche se in realtà non gestita volontariamente da noi, ma quindi è un fatto spontaneo, che in un certo modo è un filo di connessione, un canale che rimane attivo tra noi e quella persona, tra noi e quelle persone. Questo vuol dire che a un certo livello di profondità sottile il nostro campo energetico dell'aura ha un canale di comunicazione aperto con quella persona e con quel gruppo di persone. Questo non è un fatto di cui preoccuparci, perché è un fatto assolutamente umano, assolutamente naturale e spontaneo, però questo per spiegarvi quanto il nostro campo energetico dell'aura esprime ciò che passa nella coscienza nostra, nella coscienza delle altre persone, e quanto il campo energetico dell'aura esprime anche la connessione, la comunicazione a livello sottile tra noi e gli altri. Questo naturalmente, purtroppo in questo caso, non accade soltanto nella relazione tra noi e le persone con cui andiamo d'accordo, con cui c'è un rapporto di amore, di scambio, di amicizia, anche di collaborazione, anche lavorativa. Naturalmente, quando diciamo c'è molta posta in gioco, quando c'è qualcosa di importante che ci coinvolge, ma questo accade anche quando ci sono dei conflitti tra noi e un'altra persona e tra noi o un gruppo di persone. Dico purtroppo perché? Perché comunque questo canale di comunicazione a livello sottile che connette il nostro campo energetico dell'aura e il campo energetico di quella o di quelle persone rimane attivo. E quindi questo richiama un certo tipo di pensieri circolari, un certo tipo di emozioni, come se effettivamente quella persona con cui siamo arrabbiati, quel gruppo di persone da cui noi vorremmo allontanarci, fossero proprio qui con noi in questo momento, fisicamente. In realtà non ci sono. Quindi è come se le persone che amiamo o le persone che in qualche modo con cui non viviamo un conflitto, che con cui viviamo della sofferenza, è come se fossero contenute nel nostro campo di energia chiamato aura. E in effetti, su come lavorare per migliorare ancora di più i rapporti umani che ci piacciono e in qualche modo risolvere i problemi dei rapporti umani che non ci piacciono, ci sono diversi punti di vista. Naturalmente, io posso darvi il mio, il nostro, con cui io e Anna Di Natale portiamo avanti il nostro lavoro. Noi non portiamo tanto il fatto di come proteggerci e come difenderci da questi canali sottili di comunicazione tra noi e le persone con cui abbiamo relazioni conflittuali, perché sarebbe come proteggerci da noi stessi, perché queste persone a livello vibratorio è come se fossero nel nostro campo energetico dell'aura, è come se in questo cappotto ci fossero anche loro, anche se questo è un'allegoria, una metafora. In realtà siamo noi che
tutto quello che noi non risolviamo ci ritorna in mente, ci ritorna dentro emotivamente, e in qualche modo questo campo energia della nostra aura, come se fosse uno strumento musicale, continuiamo a tenerlo in vibrazione, a suonare queste corde sottili anche per quanto riguarda questo tipo di conflitti. E quindi il consiglio che noi diamo è piuttosto lavorare su noi stessi per risolvere i conflitti che abbiamo con noi, per risolvere tutte quelle parti di noi che ancora non abbiamo accettato, che non abbiamo ancora imparato ad amare e che proiettiamo nelle relazioni con gli altri, in modo da creare una mutazione, un cambiamento nelle frequenze vibratorie del nostro campo energetico dell'aura. Noi come operatori olistici lavoriamo a livello energetico sottile, quindi anziché proteggerci da una nostra proiezione che noi proiettiamo in qualche modo fuori e che continua a vibrare nella nostra aura, è come se vi stessi consigliando di cambiare musica, cioè di accorgervi prima di tutto dove sono quelle note stonate che noi proiettiamo sugli altri e poi di riequilibrarle con note più accordate con il nostro cuore. Accordare il cuore con noi stessi, vi ricordo che ha a che fare molto con l'origine della parola cuore. Per i latini cordis aveva a che fare con proprio il cuore, e accordare ha a che fare con questa parola che a livello etimologico proviene dal latino, che è molto simile all'origine della parola corda di uno strumento musicale piuttosto che cuore, e accordare tutto questo con la musica che a noi è più consona, con la musica con cui noi siamo più sintonizzati, con cui noi siamo più sintonizzati a livello più spirituale, più profondo. Bene, oggi vi ho dato alcune informazioni che riguardano a che cos'è l'espressione di questa aura, che vi ricordo che è l'espressione della nostra coscienza, e di come questa aura è l'espressione delle relazioni che intercorrono tra la nostra coscienza e le altre persone, e di come è importante riequilibrare, non tanto nelle altre persone, a loro stesse ci penseranno loro, ma tanto nel riequilibrare quanto nel riequilibrare le vibrazioni che concernono con il nostro campo di energia chiamato aura. Bene, ora vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao!